Abbiamo fatto in tempo? Sembra di sì. Sta per cominciare. E ora vi presenteremo lo spettacolo organizzato dal mercato rionale Oborozuka, la piccola fiammiferaia. Facciamo tutti un bel applauso. Era una notte d'inverno terribilmente fredda. Il sole era tramontato da tanto e in città una giovane fanciulla vendeva i suoi fiammiferi. Fiammiferi? Qualcuno vuole comprare dei fiammiferi? Ma purtroppo nessuno voleva comprarli. Non riesco a venderne nemmeno uno. Ragazzina, ti serve un cappello? Davanti a lei apparve un anziano signore che vendeva cappelli. Li preparo alla mia povera mogliettina. Sono cappelli davvero resistenti. Ne vorresti uno? Mi dispiace, non ho soldi. Qualcosa non va? Ho freddo. Deve essere veramente dura. Allora perché non ne bruci uno per riscaldarti? Lo vuole bruciare, anche se lo ha fatto sua moglie. Ma lo stanno bruciando davvero! E in quel momento accadde l'incredibile. Si sprigionò una nube di fumo e da lì apparve un losco figuro. Patetici umani. Chi sei tu? Che vuoi da noi? Sei stata scelta per diventare una maghetta e compiere il tuo dovere. Ma questa da dove esce? Se accetterai, otterrai il potere per mondare questa terra corrotta. Oh, sì, accetto! Così in fretta? Molto bene. In tal caso... aspetta un attimo! Ti prego, rendi anche me una maghetta! Eh? Perché vuoi diventare una maghetta? Ho bisogno del potere di una maghetta per compiere gesti ferati e guadagnare tanti soldi per sfamare la mia povera bollettina malata! Ma perché non guarirla con la magia? Dai voce ai tuoi desideri senza vergogna, umano. Molto bene, è questa la vera natura umana. Ah, mi vergogno tantissimo! Tuttavia, peccato che la bacchetta che concede i poteri sia una sola. Vi scontrerete e il vincitore la otterrà. Cominciate! Smettete di combattere! Io sono la fata madrina. Non lasciatevi ingannare dalle parole di questo tipo losco! Non ti lascerò giocare con il cuore delle persone! Ah! Ci penso io qui! Andate e mettetemi in salvo! No, non possiamo abbandonarti così! Vero, vero! Grazie! Il tempo che ho passato insieme a voi è stato indimenticabile! Si conoscono appena! Non è possibile. Che cosa dovremmo fare adesso? Il compito di una maghetta è ripulire il mondo dalla corruzione. Lascia fare a me. Dove si trovano le persone malvagie? Oh, incredibile! L'incantesimo della fanciulla lanciò un colpo devastante su una villa lì vicino. Ehi, andiamo a vedere lì. Oisa! Siete voi che avete dato fuoco a questo luogo, per caso? No, noi? Assolutamente no! E invece sì! Ci dispiace, non volevamo fare del male! No, siete state d'aiuto! Io sono Oishi Kuranosuke. Grazie al vostro incendio mi sono intrufolata nella villa di Kira. Vi sono debitrice. Quali sono i vostri piani? Sono venuta per vendicare il mio signore e per reclamare la testa del vice governatore Kira Kozuke. Ci hanno infilato anche i 47 Ronin. Vendicare il tuo signore? Non farmi ridere. Ci incontriamo, Kira. Se sei pronta a rinunciare alla tua vita, combatti con me. Ehi, ehi, ma che davvero? Quella è la fonte della corruzione, il nemico di noi maghette. Oh no. Nessuno al mondo potrà battermi in questa potentissima forma. È giunto il momento di ridorvi in cenere! Cavolo, stanno esagerando! Se non li fermiamo! Sbalorditivo! Sono questi i famosi effetti al PC! No, non mi scappa la pipì! Ho detto PC! Non ho scelta! Anche io mi impegnerò al massimo!